dedicata al tema del campeggio in linea generale, ovviamente, non staremo qui a fare tecnicismi vari o approfondimenti troppo noiosi, non entreremo nella fattispecie. Volevo partire proprio con questa serata con un tentativo di dare una definizione a che cosa vuol dire fare campeggio. Questo anche per una ragione per la quale il campeggio, come tutte le cose nel corso degli anni, ha subito varie evoluzioni. Si poteva dire con una certa certezza che negli anni 70, quando nasce il campeggio, la maggior parte delle persone facevano campeggio più che altro per esigenze economiche. Era la maniera più economica di fare le vacanze, che poi nel corso degli anni invece chi ha ottenuto una certa solidità economica ha continuato a fare campeggio proprio perché invece ha piacere a fare questo tipo di turismo itinerante. Quindi una definizione di fare campeggio potremmo dire che è fare le proprie vacanze oppure un fine settimana o una visita in una città diversa dalla nostra presso una struttura la quale struttura mi fornisce alcuni servizi più o meno a seconda della categoria eccetera eccetera, dove io posso entrare e soggiornare in una maniera completamente diversa da quello che potrebbe essere l'ospitalità data da un albergo, da un ostello, da un appartamento preso in affitto o da qualsiasi altra forma di albergo, insomma. Dove lo faccio questo campeggio? Lo faccio appunto in un campeggio, ma non solo. Soprattutto nello scorrere degli anni sono sorte anche altre strutture a supporto del campeggiatore. C'è da dire che in Italia siamo arrivati sempre un pochino più in ritardo, mentre in molti paesi all'estero l'attività di campeggio è più popolare e anche le amministrazioni comunali o a livello statale sono più inclini a fornire servizi anche per i campeggiatori. Io parlo sempre in maniera generale di campeggiatori, volutamente, perché appunto il campeggio non è solo chi ha la roulotte, non è solo chi ha il camper, non è solo chi ha la tenda. Il campeggiatore è un po' unito da questo spirito di fare questo tipo di vacanza. Quindi, dicevamo, abbiamo le strutture principali che sono i campeggi. I campeggi si differenziano a seconda dei servizi che offrono in varie categorie. Queste categorie, come gli alberghi, sono classificate in stelle, quindi abbiamo i campeggi da 1, 2, 3 e 4 stelle. Le 5 stelle, come negli alberghi, non esistono, non sono ponderate dalla legge, dall'Ente Nazionale del Turismo, volutamente per il semplice fatto che la quinta stella degli alberghi, in questo caso, viene assegnata perché l'albergo fornisce i servizi 24 ore su 24, cosa che nei campeggi non esiste mai. Il campeggio, anche per tradizione, ha durante il giorno una o due ore riservate al silenzio, quindi nessuno può fare rumore, oppure accendere a motori, eccetera, eccetera, e poi a una certa ora della notte il campeggio chiude e nessuno può uscire o entrare. In una certa maniera, insomma. Quindi questi campeggi, a seconda dei servizi che offrono, noi abbiamo un po' la visione del campeggio. Chi magari non c'è mai stato, magari ha una visione del campeggio vecchio stile, insomma, questo posto, questa area erbosa con le piante, che ha un blocco bagni, un piccolo mercatino e una reception e magari un barettino, ecco, il gioco delle bocce, eccetera, eccetera. Queste sono le mie immagini di quando ero bambino, il campeggio era quello. Nel corso degli anni, ovviamente, anche i campeggi, soprattutto ovviamente nei punti strategici turistici italiani, tipo la Riviera Adriatica, hanno subito dei cambiamenti enormi. Possiamo trovare campeggi oggi che sono molto meglio di alcune strutture alberghiere. Hanno
Le piazzole, queste piazzole sono magari di 4 o 5 tipi diversi, da quella semplice a quella super lusso. Ci sono delle piazzole a tutt'oggi che hanno i servizi, i bagni e la vasca per lavare, ogni piazzola addirittura. Oltre alle piazzole troviamo i soliti campi da calcio, campi da tennis, eccetera, eccetera, attività sportive varie. Il ristorante o più ristoranti, ci sono alcuni campeggi che hanno 3-4 ristoranti, quindi figuratevi voi, rispetto a un albergo, magari insomma uno dice, caspita qui vado. Comunque i campeggi non sono da confondere con i villaggi turistici, sono due cose totalmente diverse. Oltre ai ristoranti magari c'è il bar, la paninoteca, poi c'è il teatro, il cinema, la discoteca, il supermercato, vero e proprio supermercato, il bazar, la reception, il medico, il fruttivendolo, il pescivendolo, qualsiasi cosa ormai la si può trovare in tantissimi campeggi. Ci viene in aiuto la tecnologia, oggi per programmare un viaggio e prenotare un campeggio basta andare su internet, possiamo sapere vita, morte, miracoli di quello che c'è sull'offerta. Esistono ancora i campeggi, diciamo tra virgolette, spartani, dove o per scelta o per altri motivi si offrono i servizi basilari. Ognuno ha i suoi gusti, c'è chi preferisce fare la vacanza spartana, una piazzolina, la tua tendina, due seggioline e tu sei il re del mondo, oppure per chi preferisce fare la vacanza in campeggio ma avere tutti i servizi, se non di più, di quelli che si possono avere in un albergo di lusso, la spa anche, esistono i campeggi con la spa, la sauna, massaggi, eccetera, eccetera, può trovare anche questo, oppure la via di mezzo, un campeggio dignitoso che ha qualche servizio, ma non troppi, quindi per tutti i gusti. Oltre ai campeggi, in Italia molto poco, ma in altri stati europei è possibile, esiste il campeggio libero. Campeggio libero cosa vuol dire? Che io mi fermo in una località, trovo uno spiazzo all'aria aperta, mi fermo con la mia roulotte, con il mio camper, con la mia tenda e soggiorno 1, 2, 3 giorni. Ovviamente nei paesi dove è consentito bisogna comunque rispettare delle regole. È ovvio che non lascerò l'immondizia, è ovvio che la natura verrà rispettata al 100%, eccetera, eccetera. Comunque c'è anche questa possibilità. Negli ultimi anni sono sorte delle strutture ibride, gli agri-campeggi, ovvero degli agriturismo che, appunto, essendo ubicati per forza in località di campagna o di montagna, eccetera, eccetera, quindi lontano dai centri abitati, hanno superfici sufficienti per ospitare sia camper che caravan, ovvero le roulotte, oppure anche dei tendisti. Esistono delle guide, a proposito, è un fenomeno in espansione, quindi ogni anno se ne aggiungono vari. Nella maggior parte dei casi, invece di chiedere un prezzo al giorno, pretendono esclusivamente che si acquistino i prodotti dell'agricampeggio oppure si faccia una cena presso il ristorante dell'agricampeggio. È ancora una forma in via di definizione. Oppure altri no, pretendono delle somme che comunque restano sempre nell'ordine di poche decine di euro al giorno. Anche qui esistono solo degli spiazzi, oppure forniscono un blocco bagni, oppure c'è anche la piscina, eccetera, eccetera. Troviamo anche le aree di sosta. Le aree di sosta, dalla parola, sono aree di sosta, quindi non destinate a più giorni, 1-2 giorni. L'area di sosta è un'area attrezzata, più o meno, perché anche qui non c'è una regola, che fornisce prima di tutto una piazzola per chi sta facendo una tappa di trasferimento oppure vuole visitare una città o una località, può usufruire di questa area di sosta, mettere il proprio camper. Alcune aree di sosta, non tutte purtroppo,
le caravan, esistono anche aree di sosta per i tendisti, oppure chi ha la tenda da tetto, che poi ne parleremo anche più avanti. Queste aree di sosta sono raggruppate in decine e decine di guide, anche queste a seconda della gestione offrono più o meno servizi, essenzialmente offrono il posto, chi offre la corrente oppure chi non la offre, un blocco bagni, delle docce oppure niente. Queste aree di sosta possono essere recintate oppure completamente libere, sostanzialmente una, può essere poco più di un parcheggio fino a quasi un campeggio, attraversano un po' questa tipologia. E sempre per solo i camper esistono anche i camper stop. I camper stop sono esclusivamente dei luoghi dove io mi fermo e posso rifornirmi di acqua, eliminare i reflui senza impattare sull'ambiente. Esistono delle griglie apposta che scaricano in una biologica dove io posso eliminare sia gli scarichi delle acque grigie, ovvero l'acqua dove lavo i piatti, l'acqua dei denti, eccetera, eccetera, e le acque nere, che invece sono le acque dei reflui corporei, tanto per capirci. Come posso fare campeggio? Ne abbiamo accennato adesso. Il campeggio nasce con le tende. La prima forma di campeggio, ancora anticamente, non era campeggio, ma magari era una campagna di guerra, però il modo di portarsi dietro casa propria più economico e facile era la tenda. La tenda ha avuto una piccola evoluzione, ne ho parlato prima, esiste anche la tenda da tetto, viene montata sopra l'automobile, esistono modelli fissi o modelli che poi l'automobile viene rimossa e la tenda resta autoportante. La tenda attraverso una manovella, un girabacchino, viene alzata, può ospitare una, due persone e ha qualche accessorio che può essere una piccola verandina, una scaletta, una lampadina, eccetera, eccetera. Dopo le tende hanno cominciato ad apparire i primi caravan. Le caravan sono le roulotte, sono dei rimorchi più o meno grandi di dimensioni che corrispondono a un mini appartamento. Ovviamente le prime caravan avevano i servizi più essenziali: il letto, un po' di illuminazione, di derivazione automobilistica, si usavano i fanali delle auto sostanzialmente, un piccolo piano di cottura con una piccola bombola del gas e un piccolo rubinettino con la pompettina, tanto per sciacquarsi le mani. Anche queste hanno subito negli anni vari rinnovamenti, eccetera, eccetera, evoluzioni. Adesso esistono roulotte, caravan, che sono quasi una mini villa. Ovviamente aumentando le dimensioni aumentano i pesi, bisogna avere un bel portafogli per acquistare la caravan e un bel portafogli per acquistare l'automobile che deve trainarla. Perché comunque una caravan media pesa dai 12 ai 13 quintali, quindi abbiamo bisogno di un'automobile minimo che ne pesi 15 per poterla trainare. Nei primi anni delle caravan, partire per le vacanze con una caravan era quasi un'avventura, era un telaio a volte anche di legno con un piccolo chassis, con le ruote e una testina di traino, due ruotine poco più grandi di quelle della bicicletta, tanto per capirci, e si partiva all'avventura così. Le caravan moderne hanno dei telai molto più grandi, nonostante siano più leggeri, tutti dei servofreni, eccetera, eccetera, sistemi di sicurezza, delle testine antirollio che non fanno percepire le vibrazioni che l'automobile prende non vengono trasmesse al caravan e viceversa, cioè le vibrazioni percepite dalla caravan non vengono trasmesse all'automobile che traina. Oltre a queste innovazioni, anche nella cellula
abbiamo frigoriferi sempre più grandi, piani di cottura, 2-3 fuochi, il bagno, la doccia, le caravan più lussuose hanno anche i caloriferi, hanno l'aspirapolvere centralizzata, di tutto di più, ormai la tecnologia ci permette di avere di tutto di più. Con un occhio ai pesi, ma ne parleremo più avanti. Ovviamente, dopo la caravan, hanno cominciato a montare le caravan su dei telai di furgoncini. I primi camper erano delle roulotte tagliate sotto e montate sul telaio di un furgoncino. Nasce il camper, che la parola camper effettivamente designa un furgone attrezzato per il campeggio. Anche qui i primi servizi, le prime comodità dei camper erano le più essenziali. Si cominciavano a fare degli esperimenti, le idee che hanno avuto successo hanno continuato, le idee invece che non hanno avuto successo sono state lasciate da parte. Anche oggi abbiamo camper per tutti i gusti, sostanzialmente. Diciamo che per il mercato italiano non abbiamo un grande merito noi italiani, ma merito tra virgolette, solo per farmi capire. E l'evoluzione della tecnologia sia delle caravan che dei camper è data soprattutto dai mercati oltralpe. Tanto per farvi un esempio, le immatricolazioni di autocaravan, cioè i camper, dell'anno scorso sono state circa 3.800. Adesso non voglio dire le cifre esatte, però tanto per farvi capire, in Italia 3.800 mezzi immatricolati in un anno. In Germania sono stati circa 90.000. Ecco che dove c'è la necessità e la richiesta di mezzi, ovviamente anche la tecnologia si sviluppa. I marchi di punta, in effetti, sia per le caravan che dei camper, sono tedeschi. I camper e le caravan di fascia più media, ormai, dico ormai, ma purtroppo, sono in mano a multinazionali che comunque non mirano più all'innovazione funzionale dei mezzi, ma all'innovazione magari estetica, accattivante, che attiri il cliente. Ma questo molte volte spesso il campeggiatore esperto nota che sì, è bello il prodotto, ma è scomodo, non risponde alle mie esigenze. Però queste sono le leggi di mercato. Stavo parlando di attrezzature materiali e innovazione. L'aumento dell'innovazione, dell'accessoristica, che è ormai infinita per tutti i gusti, porta a un grosso problema. Il problema dei pesi. Questo lo dico anche per chi va in tenda. Non è da sottovalutare che anche le automobili, noi abbiamo la patente B che arriva a 35 quintali, ma alcune automobili non ti permettono di arrivare a 35 quintali, ma molto meno. Quindi anche quando carichiamo l'automobile per andare in vacanza in tenda, possiamo perdere mezz'ora, andare alla discarica del nostro comune, chiedere se gentilmente ci fanno pesare l'automobile piena a carica, perché purtroppo, a parte il lato della sicurezza propria del viaggiare, quindi i freni vengono sollecitati di più, le sospensioni eccetera eccetera, c'è il problema che se ci fermano, soprattutto se andiamo all'estero, e quando dico all'estero parlo sempre comunque dei nostri famosi vicini di casa a nord, non perdonano. Quando si passano le frontiere non si viene più portati in pesa, ti pesano e tu non te ne accorgi. Ci sono delle sonde, dei sensori che misurano non solo il peso, ma anche l'usura delle pastiglie dei freni e l'usura dei pneumatici. Questo c'è per esempio a Chiasso. Quando arriviamo in frontiera a Chiasso noi non ci accorgiamo di niente, ma siamo pesati e radiografati, tanto per capirci.
siamo in ordine, va bene tutto. Però è importante questo. Tuttavia c'è da spezzare una lancia, nel senso che comunque metà della colpa è anche della nostra arretratezza del codice della strada. Cosa voglio dire? In altri paesi europei, e visto che siamo in Europa dovremmo essere tutti uguali, la patente B, che la maggior parte di noi ha, arriva a 42 quintali. Quindi c'è il nostro amico tedesco che passa da Chiasso, pesa 38 quintali, non gli viene data la contravvenzione. Arriviamo noi, che pesiamo 36, ci fermano e ci contestano la contravvenzione perché la nostra patente porta 35 quintali. Ripeto, ma è una cosa importante che molti magari sottovalutano. Ci si fa già fatica a pensare quando si acquista una caravan, perché anche le caravan si potrebbe essere a rischio di dover fare l'esame per prendere la patente BE, quindi la patente per il camion a rimorchio, tanto per semplificare. Ma anche chi va con la tenda si fa presto a superare un'automobile da 11 quintali, può avere un peso massimo di 2200 kg, per fare un esempio. Quindi quattro persone, il tavolo, le sedie, la tenda, il gommone, il canottino, il coso, la bici, bisogna sempre comunque un attimino, ma questo soprattutto per la nostra sicurezza. Viaggiare con una caravan, e io negli anni ne ho viste di cotte di crude, fuori peso, in autostrada, magari non sto facendo gli 80, sto facendo i 110, perché il limite delle caravan è 80, e devo frenare all'improvviso, la caravan si catapulta come un panino sopra l'automobile. Testina antirollio o non testina antirollio. Quindi, prima di tutto, viaggiare in sicurezza. Viaggiare in sicurezza anche per altre cose che vedremo dopo. Quindi, cosa si può fare per ovviare a questo discorso, che è comunque fondamentale, è una cosa che dovrete tenere sempre presente, volente o nolente. La prima cosa è affinare i nostri acquisti. Quindi l'accessorio è accattivante e quindi siamo sempre portati a prendere sempre di più. Sì, di questo, sì, questo potrei prenderlo. Allora sono due le cose: o si prende l'essenziale e si cerca di fare il campeggio più spartano possibile. Racconterò un piccolo aneddoto. Una volta eravamo in Alsazia, noi eravamo con la caravan, il tendalino, il tavolino, le sedie, la stuoietta, niente di che, però sono arrivate due persone sui 60 anni con la Porsche, hanno tirato fuori un igloo alto mezzo metro, si sono seduti in terra e sono stati lì 3 giorni. E loro hanno vissuto 3 giorni come noi, quindi tutti gli accessori sono necessari, però alla fine delle finite non proprio così tanto. Quindi giustamente uno vuole il suo comfort, però ecco, abbinare l'accessorio se effettivamente ci serve. In poche parole, quello che può essere necessario assolutamente per lei può essere completamente inutile per me. Su questo tema si potrebbe aprire una porta su, sui social, dove ognuno dice la sua, ognuno consiglia, ma è meglio prendere questo, prendi questo. In fin dei conti non è così vero, perché la vacanza en plein air, come la chiamano oggi, all'aria aperta, la fanno in tante persone, ma ognuno la fa a modo suo. E quindi, ripeto, a lei può essere fondamentale il televisore, per me potrebbe essere completamente inutile. Il televisore sono 17 kg di meno, ecco che già entriamo nell'ottica dei pesi. Ma anche per il semplice fatto di magari destinare il denaro per il televisore che non lo useremo mai, a invece prendere un accessorio che invece sarà fondamentale.
la vaschetta per lavare i bagni. Faccio un esempio banale, però a volte uno magari viene attirato a prendere delle cose che magari possono essere acquistate in secondo piano e poi scorda le cose basilari, il cavo della corrente. E questa è la prima soluzione. Esiste una seconda soluzione per quanto riguarda i pesi, ma anche lo spazio, perché comunque ricordiamoci che l'automobile per la tenda, la caravan e il camper, comunque lo spazio è esiguo e non posso ridurmi tutte le volte che devo prendere magari la seggiolina e devo tirar fuori 800 cose perché la seggiolina è in fondo. E la seconda soluzione, ovviamente spazio permettendo, a casa possiamo fare delle mini dotazioni. Molte volte, quante volte si vede nei campeggi, sono in montagna e chi è vicino a me apre il cavone della roulotte e ha dentro il salvagente per il mare, perché è lì, magari destinare un paio di metri a casa in cantina, ok, dove io tengo la dotazione per il mare, la dotazione per la montagna, la dotazione se sto fermo 15 giorni, che non mi servirà se vado a fare un fine settimana. Questo risparmia molto. Le caravan e i camper hanno i vani bombole, le bombole del gas, per due bombole. Però se vado 15 giorni a Jesolo, una bombola la posso anche lasciare a casa. Sono 35 kg di meno. 35 kg sono tanti, però a volte non ci si pensa, ma a volte capita anche a me. Quindi questa è comunque la seconda soluzione. Anche con la tenda è già più difficile, perché comunque si ha il baule dell'auto e quando è pieno basta, è finito. Però anche con la tenda magari si riesce un attimino a, se vado a fare un fine settimana, non prenderò su la bombola del gas. Con la tenda prenderò su il fornellino. Ci sono dei fornellini che stanno in un taschino ormai al giorno d'oggi per farmi il caffè la mattina, vanno benissimo. Come ci viene in aiuto il mercato per questo discorso? Io non posso tutte le volte prima comprare una cosa, pesarla, misurarla. Devo avere la possibilità di pesare, misurare, vedere cosa c'è sul mercato prima di acquistare e dire sì, questo mi ci sta, questo mi serve, oppure questo non ci sta, oppure questo alla fine non è che mi serve più di tanto. I cataloghi tra virgolette seri di accessori da campeggio o attrezzatura da campeggio, quale può essere questo, qualsiasi articolo, possa essere una tazzina del caffè, di solito recano le misure, se è un articolo che si piega riportano le misure aperto e le misure chiuso, in peso, forse anche 50 grammi, perché 50 grammi qui, 20 di là, alla fine 5 kg e poi ci danno la contravvenzione perché siamo fuori di 6 kg, tanto per dire. Il materiale è importante, anche la portata di questo materiale, perché qui c'è subentra un aspetto che molti di noi magari all'inizio non si pongono. L'attrezzatura da campeggio non è il tavolo di noce che abbiamo a casa. Quindi quando io, progettista di poltroncini in questo caso, devo progettare una poltroncina che si pieghi tutta, quindi abbia un sacco di snodi, che sia leggera, quindi in alluminio, non posso mettere come primo target che sia resistente. I risultati si ottengono ugualmente, perché non so, adesso qui facciamo un esempio, una poltroncina da campeggio, questa porta 150 kg, quindi è resistente, però ovviamente non ne porta 300. Anche qui cosa vuol dire? Dobbiamo cercare di utilizzare le attrezzature da campeggio, qualsiasi siano, con una certa maniera.